L'entusiasmo dopo la preziosa vittoria di Napoli, la gioia nel ritrovare nuovamente di fronte la Roma dopo la finale di Coppa Italia, una bella occasione per l'ennesimo momento di crescita. La delusione è un sentimento che non delude mai. Forza ragazze e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Allontana in qualche modo bergamaschi Andressa e salva sulla linea Laura Fusetti, e un salvataggio clamoroso di Laura Fusetti. Qui Andressa lo stop, il tocco debole, è arrivata Fusetti in grande stile. Arriva però il gol della Roma con Anna Maria Serturini. Vediamo lo scambio con Andressa, poi Serturini. Vero, attenzione al fuorigioco, la finta di Vero che carica il mancino, parte bene, si allunga e para Camelia Cesar. Bella rasoiata di Vero. Andressa riceve poi di tacco per il capitano della Roma che mette un altro pallone in area di rigore, allontana Greggi, la parata da parte di Giuliani che si supera con un grande intervento. Resta rossonera la sfera, ancora Grimshaw ha spazio per pennellare un pallone preciso, palo, gol! Cristi Grimshaw beffa Cesar con un pallone che ha sussurrato alla traversa e ha dato un bacio al palo e poi ha gonfiato la rete. Il pareggio del Milan. Gran palla per Lisley. Thomas. Si fa ipnotizzare così dall'ex compagna Cesar. Punta Trigue, pallone bello, la girata di testa di Stapelfeld che si abbassa a torsione di busto e di collo per indirizzare il pallone, bel gesto tecnico di Guglielmo, addirittura rovesciata la bicicletta di Valeria Pirone, raccoglie applausi, ha provato il gol dell'anno. Linari controlla un pallone verso la propria porta, si mette un po' in difficoltà da sola, allora Fifi di testa a guadagnare il pallone, la girata senza pensarci di Valentina Giacinti. Vero, Bocchete, palla sul secondo, Grimshaw di testa da due passi, è solo profumo di gol. Palla perfetta di Vero Bocchete col telecomando. Arnadotti era avanti dietro, gran palla questa per Valentina Giacinti, vale la parata di Cesar, sempre protagonista contro il Milan. Stop di petto orientato perfetto e poi mancino in diagonale. Fischia tre volte il direttore di gara, finisce qui un palpitante Milan-Roma che si chiude sul punteggio di 1-1 per effetto delle reti messe a segno al minuto 12 da Serturini e all'Eurogol al 49 di Cristi Grimshaw. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.